Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina dedicata all'emergenza Covid perché da oggi anche in zona bianca sarà necessario il Super Green Pass per accedere ai luoghi della cultura e del divertimento, ma non per andare al lavoro, per cui continuerà ad essere sufficiente il tampone. Inoltre, obbligo di mascherine all'aperto a Chieti e a Teramo e presto anche a Pescara. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. Il Super Green Pass da oggi in realtà, fino al 15 gennaio anche in zona bianca sarà necessario il certificato verde rafforzato per accedere a cinema, teatri, stadi e ristoranti al chiuso. Il Super Green Pass era già necessario in zona gialla e arancione a partire dal 29 novembre, mentre in zona rossa le attività rimarranno chiuse. Sostanzialmente la novità riguarda soprattutto i non vaccinati. Solamente chi ha ricevuto la propria dose o è guarito dal Covid potrà recarsi nei luoghi del divertimento e della cultura, mentre un tampone antigenico o molecolare con esito negativo sarà ancora sufficiente per recarsi al lavoro e utilizzare i mezzi pubblici. Fatta eccezione per coloro i quali sono obbligati al vaccino dal DL 172 in vigore dal 27 novembre, ovvero personale scolastico, sanitario e del soccorso pubblico e anche militari e polizia. Negli ultimi giorni si è registrato un vertiginoso aumento di prime dosi inoculate e in base alla circolare del Ministero degli Interni del 29 novembre i controlli saranno rafforzati. Nei ristoranti e negli esercizi commerciali saranno Polizia Municipale e Guardia di Finanza a verificare che tutto sia in regola, mentre sui mezzi pubblici saliranno Carabinieri e Polizia. Le sanzioni, che non riguardano solo chi è sprovvisto di Green Pass ma anche chi ha omesso il controllo, vanno dai 400 ai 1000 euro. Inoltre, chi falsifica un certificato rischia di incorrere nell'articolo 482 del codice di procedura penale, che prevede per falsità materiale dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione. Chi utilizza un Green Pass falsificato da altri potrebbe incappare nel reato di atto falso, articolo 489, che prevede la reclusione da 2 mesi a 2 anni. Chi utilizza un Green Pass di un'altra persona potrebbe essere denunciato per sostituzione di persona, che in base all'articolo 494 prevede fino a un anno di reclusione. Ingannare il personale sanitario invece per il codice penale potrebbe essere truffa, tentata se si viene scoperti, ai danni dello Stato. E gli amministratori locali, come al solito, possono decidere misure ancora più stringenti, ma non allentare quelle imposte da Roma. L'inaspettata virulenza della quarta ondata sta portando alcuni sindaci a correre ai ripari, con l'obiettivo di rallentare l'avanzata del virus e di salvare i consumi delle festività natalizie. In Abruzzo da oggi è obbligatorio l'utilizzo della mascherina, anche all'aperto, sul territorio comunale di Chieti, mentre a Teramo l'obbligo si estende solo al centro storico. Inoltre a breve la firma sull'ordinanza che imporrà l'uso della mascherina all'aperto anche nel centro di Pescara, che probabilmente sarà in vigore già da domani. Sabato ho incontrato il dottor Parruti, il dottor Polidoro e il direttore generale della ASL. Con loro abbiamo ragionato sulla necessità di emettere ordinanza che obblighi chiunque frequenta la zona centrale anche all'aperto di portare la mascherina. Questa è l'indicazione che sarà contenuta nell'ordinanza. Ovviamente saranno indicate le strade dove questo dovrà avvenire, ma le strade sono quelle della movida, quelle dello shopping, le zone pedonali, tutte le zone dove c'è la potenzialità di una concentrazione di persone maggiore rispetto alle altre zone di Pescara. Per le altre zone vige il provvedimento nazionale. Le ordinanze comunali di Chieti e Teramo e probabilmente anche quella di Pescara saranno in vigore fino al 31 dicembre. Sono 89 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1199 tamponi molecolari. Risultato positivo il 7,42% dei campioni. Prosegue dunque il trend in crescita, la variazione dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana è pari al più 30%, i casi attivi superano quota 5.000, in aumento i ricoveri che passano dai 122 di ieri ai 128 di oggi. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è fermo a 2.599. I nuovi positivi hanno un'età compresa
Tra i 2 e gli 80 anni, gli attualmente positivi sono 5.048, 120 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 8 più 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 4.920 sono in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri c'è un aumento dei guariti di 121 unità. Vediamo gli aumenti provincia per provincia, più 10 in provincia dell'Aquila, numero invariato in provincia di Chieti, più 9 in provincia di Pescara, più 83 in provincia di Teramo, che dunque è la provincia più colpita nella giornata odierna. Alla luce dei dati di oggi, il tasso di occupazione dei posti letto nella nostra regione è al 4% per le terapie intensive e al 9% per l'area non critica, a fronte di soglie d'allarme rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti continua a salire e arriva a 134, una settimana fa era a 104. A livello territoriale i numeri più alti, come abbiamo visto, continuano ad essere quelli del Teramano, dove l'incidenza registra il dato più alto da oltre un anno e arriva a 217. Segue il Chietino, fino a pochi giorni fa territorio con i numeri più bassi, il territorio continua a peggiorare, l'incidenza dei contagi sale a 132. Poi ci sono l'Aquilano 96 e il Pescarese 94. E da oggi, come avete sentito, per mangiare al ristorante o per ballare in discoteca occorrerà il Super Green Pass. Le associazioni di categoria sono pronte per i controlli, anche se ancora una volta è il settore della ristorazione ad avere qualche contraccolpo. Paolo Renzetti. Tauci, cosa cambia da oggi con l'entrata in vigore del Super Green Pass? Se ne parla tanto, forse è anche giusto dare qualche informazione utile ai cittadini. Fondamentalmente chi non ha il Super Green Pass non potrà accedere alle attività di ristorazione, bar, seduti al tavolo, nel senso che rispetto a prima cambia il fatto che chi non è possessore del Super Green Pass non può fare quello che faceva fino a ieri semplicemente con il Green Pass e col tampone. Resta però invariata l'opportunità di poter consumare al banco e di poter consumare all'aperto seduti a tavolino. Questo è invariato, come sono invariate tante altre categorie dove il Green Pass normale rimane tale. Purtroppo è un sistema che colpisce fondamentalmente per l'ennesima volta il settore dei bar e della ristorazione. Noi diciamo comunque in generale che se questo effetto produce una non chiusura per tutti i settori è un sacrificio che però in qualche modo il governo dovrà tentare di ristornare a queste imprese che purtroppo saranno quelle più colpite. Per i possessori di Super Green Pass non cambia nulla, chi è vaccinato al Super Green Pass o chi ha avuto purtroppo il Covid nell'arco degli ultimi 12 mesi potrà girare e fare tranquillamente la propria vita in piena tranquillità e autonomia. Voi temete un calo di fatturato seppur contenuto? Sì, anche perché una fetta importante di chi non ha il Super Green Pass sono i giovani che non ancora procedono alla vaccinazione e sono quei giovani che poi vivono alcuni luoghi, soprattutto luoghi legati anche alla movida e purtroppo quello sarà un calo di fatturato. Cambiamo argomento, adesso parliamo di politica. Filippo Paolini è il candidato alla presidenza della provincia di Chieti, ovviamente per il centrodestra. Dunque alle elezioni di secondo livello del 18 dicembre il centrodestra punta sul neosindaco di Lanciano per cambiare l'esito di un risultato che ad oggi sembra scontato. Stefano Recanati. Filippo Paolini, 66 anni, è il candidato alla presidenza della provincia di Chieti. Il neosindaco di Lanciano proverà a sovvertire l'esito della votazione che vede il centro-sinistra in vantaggio e che giorni fa ha presentato la candidatura di Francesco Menna, sindaco di Vasto. Una vecchia canzone di Giorgio Gaber, la libertà è partecipazione. Se vogliamo poi determinare il futuro di questa provincia bisogna partecipare. Partecipare, io mi sono reso disponibile pur sapendo che sono stato eletto da 20 giorni, da 30 giorni e naturalmente all'inizio l'amministrazione è complessa, è difficile, bisogna fare tante cose urgenti, però gli amici, non potevo dire di no agli amici.
Appoggiato dal centrodestra unito, Paolini è sostenuto da due liste civiche, la lista Paolini Presidente e il territorio con Paolini. La provincia, che in passato è stata progressivamente svuotata a causa di una riforma incompiuta, avrà il compito di essere un punto di riferimento per comuni e istituzioni chiamate ad affrontare le opportunità del PNRR. Le province che perderanno questo treno faranno un danno a tutti i comuni che fanno parte della provincia. Ci vorranno professionisti, sarà possibile prendere persone che hanno capacità per poter gestire queste risorse. Senza di questo significherebbe perdersi per strada, perché oramai le risorse escono soltanto da quelle. Poi una stoccata al voto ponderato. Che non vedo che differenza ci possa essere tra uno che vota di Lanciano rispetto a uno che vota di Montelapiano. Sono realtà diverse, ma sono realtà che integrano una grande realtà che è quella della provincia, per cui personalmente sono per il voto uno vale uno. Non è possibile, ma questo lo dico non perché abbiamo i numeri, non abbiamo i numeri, ma perché qualsiasi persona di buon senso capirebbe che oramai questa riforma tagliata a metà, questa riforma strana sulla quale si, perlomeno dopo il referendum si torna a parlare in un certo modo, a questo punto mi sembra assurdo che si voti in maniera ponderata. Cronaca, due anziani sono rimasti ustionati nella tarda mattinata di oggi in un'abitazione di Colle Corvino in provincia di Pescara, dove è scoppiata una bombola di gas all'interno di un'abitazione. In seguito alla deflagrazione, i due, un uomo di 78 anni e una donna di 76, hanno avuto delle ustioni di secondo grado ad arti inferiori e superiori e sul viso. I due anziani, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati stabilizzati e ricoverati. L'uomo al Santissima Annunziata di Chieti e la donna al Santo Spirito di Pescara. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. La Nao Abruzzo, il principale sindacato dei medici ospedalieri, ha invitato a Teramo i rappresentanti di istituzioni e aziende sanitarie abruzzesi per un confronto sui futuri ospedali che dovranno essere a misura di donna. Attualmente le donne sono il 54% dei medici del Servizio Sanitario Nazionale e dunque bisognerà tenerne conto nella progettazione dei nuovi luoghi di cura. Tania Bonici Castelli. Un ospedale a misura di donna, la Nao Abruzzo, il principale sindacato dei medici ospedalieri, chiama a raccolta istituzioni, tecnici e mondo sanitario per ripensare agli spazi di cura. Gabriella Marini, segretaria aziendale del sindacato, punta sul sorpasso delle mediche anche in Abruzzo, motivo per il quale il nuovo nosocomio dovrà tenerne conto. La progettazione di un nuovo ospedale sicuramente è importantissimo, perché dà la possibilità di concretizzare dei paradigmi che sono in genere teorici, perché la fortuna di costruire un nuovo ospedale non capita di frequente. Sicuramente una struttura moderna dovrà avere un baby parking, la possibilità di avere nido aziendale e materna, oltre ad avere, per il benessere di chi lavora e dell'utenza, una mensa, parcheggi adeguati e una viabilità facile, perché l'ospedale deve essere raggiungibile facilmente da tutti. In Italia, secondo gli ultimi dati, il sorpasso è già avvenuto. Le donne rappresentano il 50% dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. A livello locale sono ancora in minoranza. L'ASL di Teramo conta attualmente 651 dirigenti medici, di cui 345 uomini e 306 donne. Sono di più le ragazze anche che studiano medicina. Oramai sono quasi la maggioranza anche le mediche che esercitano. Purtroppo le regole sono legate anche al loro tempo. Il tempo del lavoro, il tempo della vita delle donne è frustrante, perché la carriera interviene a frenare o il matrimonio o la maternità, e quindi abbiamo bisogno di un modo diverso di concepire i contratti e un modo diverso di concepire la flessibilità nell'utilizzo perfetto delle persone in base alle loro specialità. Le donne di solito sono anche molto più diligenti e scelgono specialità che hanno sempre anche un côté sociale, quindi è importante che la comunità si faccia carico di chiedere alla politica universitaria anche, che prepara i medici, di avere non un occhio di riguardo, un occhio attento ad un interesse generale. Se stanno meglio le donne e se stanno meglio le donne medico, stanno meglio tutti. La Sevel sarà al centro dell'incontro che si terrà giovedì presso l'assessorato alle politiche del lavoro. Il consigliere regionale Mauro Febbo chiede
a tutta la politica di prestare massima attenzione a quelle che saranno le scelte del colosso dell'automotive. La situazione legata allo stabilimento della Sevel di Atessa sarà al centro del tavolo regionale convocato per giovedì 9 dicembre alle ore 10.30 presso la sede dell'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo. Insieme all'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, al tavolo regionale saranno presenti i responsabili regionali metalmeccanici di CGL, CISL e UIL e UGL che hanno intenzione di avviare con gli interlocutori istituzionali un confronto sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento. Prime rassicurazioni riguardante il futuro produttivo occupazionale della fabbrica del Ducato vengono date dal consigliere regionale Mauro Febbo. Il massimo dirigente della Sevel ci hanno dichiarato in più di un'occasione, in più di un incontro ufficiale che abbiamo tenuto, che diciamo che lo stabilimento di Polonia è una cosa diversa rispetto allo stabilimento di Atessa, dove si producono 1300 tipologie di Ducato, una diversa dall'altra, cosa che non sarà in Polonia, però è chiaro che noi dobbiamo essere attenzionati. La produzione all'interno dello stabilimento va avanti a singhiozzo a causa dell'ormai cronica mancanza di microchip e componenti che hanno a che fare con le dotazioni elettroniche del furgone commerciale leggero. È un problema in questo momento temporale, quello della mancanza di produzione, non è un fatto che riguarda solamente la Sevel. Noi speriamo che questo momento venga superato, nel frattempo che continuiamo a essere al fianco dei lavoratori e dell'azienda, perché insomma, per noi è indispensabile continuare ad essere la punta di diamante della Stellantis e soprattutto di un territorio che oramai è altamente industrializzato. Una decrescita della Sevel produrrebbe danni enormi. Lo avete fatto, lo continuerete a fare, la politica abruzzese deve unirsi intorno, tutta unita, per cercare di arginare quelle che sono le problematiche del lavoro. Sì, assolutamente, io credo che ci sono tematiche dove non c'è differenza di colore politico o di appartenenza, ci sono tematiche che riguardano tutti, riguardano le famiglie, riguardano l'economia, riguardano la salute, ci sono tematiche troppo importanti per dividersi e quindi si va avanti insieme, ognuno mettendo la propria esperienza e la propria disponibilità a risolvere il problema e non a non risolverlo. Sono ottimi i dati sulla raccolta differenziata a Teramo, il risultato complessivo è stimato intorno al 70%, percentuale che sfiora l'84% nelle zone con isole ecologiche. La Teramo Ambiente inoltre ha realizzato un calendario per il 2022 per aiutare i cittadini a conferire sempre meglio. Il comune di Teramo è tra i primi 20 capoluoghi più virtuosi d'Italia per la raccolta dei rifiuti. La differenziata è stimata complessivamente intorno al 70%. A Teramo città si registra il 60%, mentre si raggiunge l'84% nelle zone con isole ecologiche. La Teramo Ambiente, società ormai interamente pubblica che gestisce lo smaltimento di rifiuti urbani per il comune, ha pubblicato il nuovo calendario 2022 per aiutare i cittadini teramani a conferire sempre meglio. Viene visto come calendario, ma è un vero e proprio regolamento, cioè noi bussiamo alla porta dei cittadini teramani per cercare di regolamentare tutte le attività dell'igiene urbana. Tantissimi cittadini ci danno una mano, nel senso che la raccolta è puntuale, siamo arrivati al 70%. Purtroppo queste regole non vengono seguite da tutti e noi siamo in imbarazzo nel dire che tutto questo lavoro ottimo fatto sia da noi che dai cittadini di Teramo viene poi inficiato da quelle poche persone che non conferiscono così come regolamentato nel nostro calendario. Nel nostro comune sono presenti anche tanti stranieri, quindi voi avete pensato di arrivare a loro anche con regole scritte nella loro lingua. L'intervento nasce proprio da uno studio di quelli che potevano essere i cattivi comportamenti sul territorio, probabilmente derivanti anche dal fatto di avere una informazione parziale rispetto a quelle che sono le regole della raccolta differenziata. Da qui è nata l'idea di sviluppare un calendario che avesse al suo interno le regole scritte in tutte le lingue del mondo, proprio per poter coinvolgere tutta la popolazione del comune di Teramo, proprio perché nessuno rimanesse senza la conoscenza di quelle che sono le regole appunto sulla raccolta differenziata. Ottimi risultati dunque nella differenziata. In pochi anni un risultato straordinario.
dopo tanti anni siamo riusciti a superare il 65%, siamo al 70% complessivo in città e soprattutto l'84% nelle aree interessate dalle ecoisole. Quindi è stato un risultato raggiunto grazie all'avvio del percorso anche della tariffa puntuale, che è un obiettivo che ci siamo posti, legato anche ad un abbattimento complessivo che dovrà ovviamente proseguire dei costi. Stiamo mettendo in campo una rivoluzione in città, ma in linea piena con quello che è il mandato dell'Unione Europea, quello che è il mandato, insomma, che risponde a criteri di carattere ambientale. Ancora difficoltà per le biblioteche abruzzesi e in particolare per la biblioteca di Giampaolo. Questa la denuncia del Partito Democratico di Pescara. L'oblio per le biblioteche rischia di far saltare anche il progetto del bando per le periferie tra Comune e Biblioteca di Giampaolo di Pescara. La Giunta Marsilio ancora una volta distante da biblioteche e cultura. Questa la denuncia del Partito Democratico, che questa mattina ha alzato nuovamente un grido di dolore per l'abbandono delle biblioteche regionali. Dopo la conferenza stampa del 7 agosto e l'emendamento che ha permesso di sanificare e quindi riaprire le biblioteche regionali rimaste chiuse, questa mattina gli esponenti del Partito Democratico in Consiglio regionale e al Comune di Pescara hanno nuovamente richiamato la Regione ad un interessamento importante per le biblioteche abruzzesi. Come abbiamo dimostrato con varie attività che abbiamo portato avanti come gruppo del Partito Democratico, un'interpellanza nel 2020, un sit-in sotto la biblioteca d'Annunzio, una conferenza stampa ancora ad agosto del 2021 e ancora oggi qui nuovamente, per dire che le biblioteche ormai sono, diciamo, all'abbandono, chiudono, non riaprono, assenza di sanificazione. Abbiamo fatto stanziare noi del Partito Democratico 131.000 euro per la sanificazione dopo la pandemia delle biblioteche, che ha consentito a molte biblioteche di essere riaperte, ma c'è una grande carenza di personale. Il consigliere comunale di centrosinistra a Pescara, Mirko Frattarelli, ha poi parlato della situazione difficile che sta vivendo la biblioteca di Giampaolo di Pescara. Il consigliere Frattarelli ha invitato la giunta regionale a prendere gli opportuni provvedimenti. Se da una parte c'è la regione Abruzzo che, diciamo, tra virgolette, mette un freno a dei fondi del governo per la biblioteca di Giampaolo, per le attività di questa biblioteca che oggi è completamente martoriata perché è passata da 10 dipendenti a 2 dipendenti, da un servizio aperto al pubblico veramente carente, dall'altro lato c'è il Comune di Pescara che non spende una parola per una delle pochissime biblioteche presenti in città e l'unica presente in un quartiere disagiato, in un quartiere, diciamo, difficile come quello di Villa del Fuoco. Io voglio chiedere all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore alla cultura di spendersi e di farsi sentire con Marsilio e con l'assessore regionale alla cultura affinché la di Giampaolo possa diventare una biblioteca, diciamo, europea e sicuramente più accessibile a tutti, studenti e non. Ovviamente. Sport e calcio di Serie C, torna al successo del Pescara che passa meritatamente sul campo del Grosseto, un successo che permette ai biancazzurri di ripartire e al tecnico Gaetano Auteri di tenere salda la sua panchina. Ora però occorre continuità. Riparte dalla Maremma la marcia del Pescara che espugna il campo del Grosseto con il risultato di 2-1 con merito dopo una gara condotta per 80 minuti e fino al gol locale che ha costretto poi alla sofferenza finale gli abruzzesi. Auteri salva la panchina, ma ora bisognerà provare a vincere anche le prossime gare prima della sosta per risalire la china. Delfino in campo con il 3-4-3. In difesa si rivede Glianes, a centrocampo Giambò tra i migliori al posto di Meunshai che non è al meglio e va in panchina, mentre in attacco la novità è Clemenza, autore di un gran gol. La squadra di Magrini, reduce dal successo di Siena, si schiera con il 3-5-2. In Maremma sole con 1500 spettatori sugli spalti, fra cui un centinaio di tifosi pescaresi. Allo Zecchini si parte su ritmi blandi con il Pescara pericoloso al 13° con il lancio di Rasi in area per Clemenza che da posizione angolata mette alto, e il Delfino a fare la gara con i locali Guardinghi. Al 28° occasionissima per Dursi che si ritrova davanti a Barosi che riesce però a respingere. Al terzo tentativo il Pescara al 31° passa con Ferrari che dopo una corta respinta della difesa biancorossa insacca alle spalle del portiere di casa.
Gran parte del merito va a Rasi, che con il suo cross costringe all'errore la difesa maremmana. Per l'ex comasco è il settimo sigillo stagionale. Il Delfino non si accontenta dopo il gol del vantaggio e al 37esimo arriva ad un passo dal raddoppio, ma la bella conclusione di Dursi vede il pallone stamparsi sul palo con il portiere maremmano battuto. Pescara padrone del campo con i locali in difficoltà e che al 44esimo subiscono il raddoppio ad opera di Luca Clemenza, che con uno dei suoi colpi e con un eurogol da antologia permette alla sua squadra di rientrare negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Nella ripresa Grosseto che passa al 4-3-1-2 con gli ingressi in campo di Cretella e Boccardi per Salvi e Arras. All'11esimo Pescara che trova il tris con Ferrari, ma c'è l'annullamento di Bonacina di Bergamo per fuorigioco del bomber pescarese, che non sembra però evidentissimo. Più volitiva nella ripresa la squadra di Magrini, ma Sorrentino non rischia nulla. Evidente appare allo Zecchini la differenza di valori tecnici tra le due formazioni. Con il minimo sforzo la squadra ospite controlla la partita, anche se al 23esimo c'è però la prima parata di Sorrentino su conclusione ravvicinata di Moscati. Al 26esimo primo cambio abruzzese con De Marchi che prende il posto di Ferrari. Al 35esimo si rivede il Grosseto ancora con Moscati, ma Sorrentino dice no anche in questa circostanza. Gara godibile nonostante tutto con i biancazzurri pericolosi al 37esimo con una conclusione di poco alta di De Marchi su cross di Zappella. Tutto questo un attimo prima della rete maremmana di Cretella, che con un tiro angolato supera il portiere del Pescara, riaprendo la gara che vive il pathos finale che nessuno si aspettava, con i padroni di casa che ora attaccano anche se in maniera confusa in un match improvvisamente di nuovo vivo, ma che il Pescara porta a casa dopo 4 minuti di recupero con merito, tornando alla vittoria esterna dopo 2 mesi e mezzo. Domenica prossima allo Stadio Adriatico bisognerà però vincere anche con la Pistoiese. E rimaniamo in Serie C. La netta vittoria ottenuta sabato a Pontedera ha permesso al Teramo di fare un bel passo in avanti in classifica. Il Mirino è ora sulla gara con l'Ancona Matelica. Ovviamente soddisfatto l'attaccante rosso, che in Toscana ha segnato il suo secondo gol stagionale. Lo ascoltiamo. Sono molto contento sia per il gol ma soprattutto per la vittoria di oggi, che per noi era questione di vita o di morte. Abbiamo lavorato tanto durante la settimana e ci godiamo questo momento, ma da martedì iniziamo subito a pensare alla prossima. Sì, l'avevo già vista, mi sono tuffato in tuffo sul cross di Mimmo e avevo visto che comunque la palla era dentro di un metro abbondante secondo me. Poi appena ho visto chi guarda le linee che indicava la metà campo, sono andato ad abbracciare tutti i miei compagni, perché assieme siamo venuti fuori da una brutta domenica, quella scorsa. No, assolutamente. Le parole del mister ci hanno toccato, cioè nell'anima, nel cuore di tutti noi, ma prima uomini che giocatori. Eravamo consci tutti quanti di aver offerto una partita che non so neanche descrivere a Carrara, perché eravamo completamente usciti dal campo. Però essendo un grande gruppo, questa settimana ci siamo compattati e siamo riusciti a tirare fuori anche da dentro di noi tutte le forze per poter oggi fare questo grande risultato. Noi comunque c'è anche da dire che facciamo diamo una grossa mano anche in fase difensiva a tutta la squadra, ma come è giusto che sia. Quindi alle volte magari non arrivavamo con questa frequenza, però dai, siamo contenti. Con il giusto lavoro, con il giusto atteggiamento, tutte le cose arrivano e adesso ci godiamo questo momento, che però deve durare poco, perché c'è da pensare subito all'Ancona. Termina qui la seconda edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento consueto del lunedì con replay di Enrico Rocchi, ovviamente l'analisi del successo di Grosseto, del Pescara, ovviamente immagini, commenti e gli ospiti nello studio di TV6. Il TG6 invece torna alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di serata.